Nel Cilento è stato il sindaco più giovane negli ultimi decenni, ma dopo il primo mandato getta la spugna. Tony Viterale, 31 anni, alla guida di Rofrano dal 2009, quando aveva 26 anni, ha deciso di non riproporsi agli elettori e di riaffidare la corsa al padre Giuseppe, che 5 anni fa fu bloccato dalla legge che impediva il terzo mandato. Insomma, a Rofrano la famiglia Viterale conserva il testimone per la guida del paese, sperando che per l'ennesima volta riesca ad aggiudicarsi la vittoria finale. Purtroppo, afferma Viterale Junior, impegni personali mi impediscono di candidarmi. Rinuncerò anche alla discesa in campo per la carica di consigliere. Anche il sindaco di Casaletto Spartano, Francesco Pulito, pur essendo al secondo mandato, non correrà né per la carica di sindaco né per quella di consigliere. In questo caso però il testimone non andrà ad un familiare, ma all'ex sindaco Giacomo Scannelli, oggi componente della maggioranza in carica. Dopo 5 anni da assessore e 5 da sindaco, afferma Pulito, ho bisogno di dedicarmi un po' di più agli impegni personali e familiari. Il sindaco di Sant'Arsenio, Nicola Pica, vorrebbe rinunciare alla corsa, ma le pressioni dei sostenitori potrebbero fargli cambiare idea. Domenica sera, in un incontro di partito, scioglierà la riserva.